Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'angolo high tech. Oggi andiamo a vedere un oggetto che è sicuramente high tech e si tratta di uno smartphone di ultima generazione. Zack! Ecco qui la scatola che questa volta è già un po' aperta come vedete, ma c'è stato un casino perché mi sono arrivati tipo 3 pacchi in un solo giorno e non sapevo qual era uno e qual era l'altro. Alla fine ho dovuto aprirne uno per capire quali erano gli altri perché erano di dimensioni identiche, quindi purtroppo non potrò aprire col taglierozzo, ma fate finta che l'ho fatto, ok? Ma prima di aprirla voglio fare dei ringraziamenti. Per esempio voglio ringraziare zoppomobile.it, che poi trovate tutti i link qua sotto in descrizione, che mi ha mandato questo bel smartphone per fare una recensione, dei test e farlo vedere a tutti quanti voi. Ricordo inoltre che li potrete trovare anche su Facebook, hanno una pagina che si chiama Zoppomobile Italia, e li trovate anche su Twitter come Zoppomobile Italia, quindi non potete sbagliare, scrivete Zoppomobile Italia e andate a beccarli. Se poi non volete neanche scrivere perché siete svogliatissimi, non c'è problema, qua sotto in descrizione c'è il link. Apriamo la scatola e troviamo una cover a libro della Zoppo con tanto di finestrella per vedere le varie notifiche, nonché l'ora, eccetera eccetera. Togliamo un po' di pluriball. Yes, ci vediamo dopo. Questa scatola è inesorabilmente vuota e quindi va lanciata. Ma prima di aprirlo del tutto ci tengo a dire una cosa: sono smartphone cinesi, ma stiamo molto attenti, non sono cinesate, perché la cinesata è il classico telefono che copia spudoratamente, magari che ne so, un iPhone, un Galaxy o robe di questo genere, e ha dei componenti all'interno che fanno un po' cagare. Invece uno smartphone cinese no, non sta copiando ovviamente nessuno, ha dei componenti all'interno che sono di tutto rispetto e quindi non è una cinesata, anche se arriva dalla Cina. Quindi bisogna stare sempre molto attenti a questa cosa, perché è facile dire ah, una cinesata fa schifo. No, aspetta, questo arriva dalla Cina, ma non col furgone, mi raccomando. Questo è un signor telefono da paragonare tranquillamente ad altri telefoni come possono essere, non lo so, Samsung, LG, Nokia, eccetera eccetera. Ok, ed eccoci qui con il nostro ZP 990 Plus Captain S Octa-Core, ed eccolo qua in tutta la sua bellezza. Ma ora andiamo a vedere il resto della confezione e con mia grande sorpresa troviamo un'altra pellicola. Dico un'altra perché anche il telefono è già dotato di pellicola, ma non quella con le scritte che non ci permettono di utilizzarlo, anzi è una pellicola identica a questa ma già ben applicata senza bolle. Ottimo, apriamo la scatoletta delle meraviglie e troviamo dei libretti. Questa è la batteria, signori. Sì, è bella grande, mi piace, fine, non pesa neanche tanto, ma è la batteria. Sì, pensavo fossero libretti, l'ho visto più o meno lo stesso colore, va bene. Poi troviamo il cavo USB, micro USB, il caricabatterie, nonché trasformatore o alimentatore, chiamatelo come volete, le auricolari, non ci credo, anche una pennina da usare sul nostro touch. Ma dentro troviamo ancora il gel di silice. Sì ragazzi, anche qui, beh, come sapete l'umidità è il nemico acerrimo numero uno dei nostri apparecchi elettronici e il gel di silice andrà a toglierla, la assorbirà molto molto bene. Andiamo. E la scatola è definitivamente vuota. Iniziamo col caricabatterie, vediamo. È un caricabatterie USB, come vedete, voi lo inserirete e poi avrà la sua bella e comodissima uscita. Come vedete l'alimentatore è da 1 A, ancora non so quanto ci vorrà per caricare la sua batteria, ma comunque non è malvagio. Come vediamo nella parte superiore, questa, abbiamo anche un LED di stato. Non mi soffermerò troppo su questo cavo, anche perché è veramente un semplicissimo cavo, niente di particolare. Il cavo USB è lungo circa 80 cm, è abbastanza, comunque ci può stare, sicuramente per essere utilizzato sia per caricare il nostro telefono inserendolo così all'interno dell'alimentatore, oppure potrà essere semplicemente utilizzato inserendolo nel PC e questo ovviamente al cellulare per lo scambio dati, ma anche per la ricarica credo. È un cavo molto spesso, non me l'aspettavo, non è il classico cavetto di quelli che abbiamo paura di muovere, è bello tosto, quindi sarà anche bello schermato. Ed ecco i libretti delle istruzioni che noi adesso andiamo a distruggere, no scherzo, andiamo ad aprire anche con molta foga perché vogliamo vedere. Questo è in cinese antico immagino, quindi è illeggibile almeno per me. E poi abbiamo quest'altro che invece è in inglese. Questa è un po' la classica guida rapida al telefono. Ed ecco le auricolari, molto carine, mi piace questo effetto acciaio satinato, un po' bello, molto carino, molto molto carine. La parte del microfono più il tasto funzione, quindi vabbè, magari servirà sia per rispondere che buttare giù la chiamata, eccetera eccetera. Anche questo brandizzato Zoppo,
e ovviamente il connettore jack da 3,5. Ed ecco qui la classica pennina per monitor capacitivi, quindi non resistivi, non date le pugnalate tipo psycho. E poi la pellicola, come vi ho già fatto vedere prima, è la seconda pellicola che troviamo all'interno. Questa è ancora da applicare ovviamente, e l'altra invece è già sopra il terminale. E poi la batteria. Perché ho portato il telefono qui? Perché dovete sapere che all'interno ne ha già una, quindi questa è la seconda batteria che troveremo all'interno della confezione. Vogliamo anche sapere quanto pesa questa batteria, perché insomma è bella grande, uno vorrebbe anche saperlo. La batteria pesa 66 grammi ed è una batteria da 3000 mAh. Ma ora veniamo al pezzo forte. Intanto voglio iniziare a dire che è un phablet, quindi non possiamo pretendere di avere le dimensioni di un iPhone, perché insomma voglio dire, perché questo è uno smartphone e questo è un phablet. Possiamo comunque avvicinarci molto di più alle dimensioni di un Note 3, uno schermo da 5,7 pollici, e invece il nostro ZP 990 eccetera eccetera ce l'ha da 6 pollici, quindi ancora più grande del nostro Note 3. Le dimensioni sono 164,3 mm di altezza, 83,4 mm di larghezza, per uno spessore di 9,2 mm. Per il peso ci affidiamo alla nostra bilancia elettronica. Il peso del telefono con la batteria è di 199 grammi. Comunque per un phablet non è neanche fuori di testa, perché se andiamo poi a mettere il nostro Samsung Note 3 ci accorgiamo che è un 170 grammi, quindi non siamo neanche fuori dagli standard. Una delle cose che salta immediatamente all'occhio sono i tre tasti soft touch, quindi non ci saranno tasti meccanici. Sempre nella parte frontale troviamo anche il sensore di luminosità e prossimità, nonché la fotocamera da 5 megapixel. In questa zona ci dovrebbe essere anche un LED di stato, ma poi andremo a vedere. Nella parte destra del nostro terminale troviamo il tasto di accensione, nella parte sinistra il classico doppio tasto per il volume, nella parte superiore il jack da 3,5 mm, nella parte di sotto troviamo il nostro connettore micro USB, nella parte posteriore troviamo questa cover molto lucida, molto bella, a me piace molto, con il logo Zoppo, la fotocamera da 13 megapixel, il flash LED e l'altoparlante stereo. Ho tolto il primo strato della pellicola così per avere quella proprio bella che dovremmo avere tutti noi. Come sistema operativo ho un Android 4.2 Jelly Bean. Il processore è un MediaTek MT6592 octa-core da 1,7 GB. Ha 2 GB di RAM, la GPU Mali 450 MP4 da 700 MHz. Ricordo che questo terminale ha tutte le connettività varie, quindi il Bluetooth, il Wi-Fi, è dotato anche di GPS. Devo dire che ha un sacco di roba, in più lo schermone che voi vedete in questo momento, che è un po' la parte di spicco, quella che si nota immediatamente, è un Gorilla Glass, quindi insomma uno schermo abbastanza cazzuto. E in più vi dico anche un'altra cosa, questa la leggo pari pari perché è lunga un quarto di chilometro, quindi è un IPS TFT multi-touch screen, vabbè, è semplicemente uno schermo TFT, IPS, insomma ci siamo capiti, no? Ha una memoria interna di 32 giga e di liberi ne abbiamo 22 più o meno. Questi 32 giga di memoria possono essere ancora aumentati con una micro SD che può arrivare tranquillamente fino a 64 giga. E apriamo la scocca, che ho paura sempre di spaccare tutto perché queste sono scocche in policarbonato, non diciamo plastica, che brutto da dire. Ok, come vedete c'è già all'interno una batteria. Troviamo i tre slot, uno per una micro SIM, uno per una SIM normale e uno per la micro SD. Così. Bene, è arrivato proprio il momento di accenderlo, che si spengano le luci. Zoppo. Eccoci qui nella schermata di sblocco, possiamo anche volendo fare solo così, o possiamo andare verso Google, o se no possiamo andare verso la fotocamera. Facciamo lo sblocco normale. Ok, fa già tutto lui, associato, fatto, ha spaccato, ok, perfetto. Vede la SIM molto bene, prende molto bene. Devo dire che lo schermo ha una definizione incredibile, ovviamente un Full HD e dovrebbe avere 367 dpi. Gli donano comunque un aspetto fantastico, a me piace da matti ragazzi. Veramente la risoluzione è qualcosa di incredibile, lo schermo mi piace veramente tanto. Giusto per farvi vedere un paragone, ok? Le icone sono anche belle grandi. È diverso come si muove, perché come vedete questo si sposta lateralmente, questo invece una volta spostato l'altra immagine viene su in dissolvenza. Anche davanti a un Super Note 3, che voglio dire ha un prezzo mica da poco, non sfigura assolutamente, anzi. Ok, andiamo a vedere il browser, che si aprirà ovviamente con YouTube
Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, che ve lo dico a fare, ovvio che ve lo devo dire, mettete un bel mi piace, cose del genere. Ma tolto questo, vediamo che ha caricato la pagina alla velocità della luce. L'esperienza sulle pagine è ottima. Provato Fiat per provare, eh? No, ragazzi, non è che mi interessa, non è che sia Fiat, che sia Audi, anzi, toh, guardate, Audi, che so che sono siti abbastanza pesantielli. Carica tutto ad una velocità anche abbastanza mostruosa, molto molto bene, come vedete. Ottimo, ottimo direi. Potremmo chiudere le pagine tenendo premuto home e poi buttandole verso l'alto. La nostra bella rubrica, che in questo momento non ha niente, perché io sulla SIM non tengo mai niente qua, non avevo ancora inserito. Potremmo andare su chiamate, proviamo anche il 190 classico, sentiamo il viva voce. Sentiamo in capsula, si sente egregiamente, molto molto bene. Invece il viva voce è un po' bassino, forse non è abbastanza alto, ma comunque si fa sentire. Anche disattivando il wifi ho notato che mi ha trovato velocemente e fissa ad una velocità mostruosa. Ok, altra cosa che voglio provare immediatamente sono i video. Ho inserito nel cellulare, ma non solo in questo, anche nel Note 3, dei video test, quelli presi da Samsung, da LG, da Panasonic, quelli che mandano di solito insieme alle TV nei negozi che li fanno girare all'infinito. Che voi dite, oh, che bei colori, poi arrivate a casa e lasciamo perdere. Comunque, a parte le minchiate, andiamo su galleria, vediamo se li troviamo. Sì, li abbiamo trovati. Abbiamo veramente un sacco di video. Io direi di iniziare da questo qui che è molto molto bello. Lo so che c'è scritto Samsung, abbiate pazienza, questi ho trovato. Fa paura. Ora facciamo un bel confrontone tra il Note 3 e lo ZP990. Ragazzi, ho notato che quando voi guardate in anteprime si vedrà proprio il video, molto molto carino, bello. Un altro test, Note 3 ZP990. Ok, questo era un demo della Philips. Comunque, veramente fantastico. Non, scusate, ma le air gesture le odio. Ok, così, op, no, qua. Op, così. Ho messo in muto lo ZP e ho lasciato l'audio del Note 3. Ora aumento quello dello ZP e abbasso quello del Note. Queste sono state un po' di prove fatte contro, comunque sto parlando di un Note 3, quindi il top di gamma dei phablet di Samsung. Devo dire ragazzi che dopo questi test ci sono un po' rimasto perché è sbalorditivo. Non sfigura mai, è sempre veloce, reattivo, non lagga, non so come spiegarvelo, ma è veramente spettacolare. Avremo anche la torcia, in pratica. Si azionerà il LED, come vedete. Avremo anche il registratore di suoni, ricerca vocale. Ciao Google! Ha scritto ciao Google. Voglio dire, facciamo un'altra ricerca. Chiama Pizzeria Il Portico. Chiamata in corso a Pizzeria Il No! Portico.
No, anche tu vuoi farmi come l'LG Optimus? Vabbè, comunque funziona, funziona molto molto bene. Abbiamo il file manager dove potremo andare a vedere un po' di cose, andare a selezionare anche delle cose tipo i movie, dove ho inserito i vari video, possiamo anche andarli a selezionare in questa maniera. Qua possiamo selezionare i wallpapers, gli sfondi per il nostro schermo. Vabbè, qua ce ne sono di vario tipo e genere, ma a me piace quello che ho inserito. Tra virgolette, possiamo inserire anche quelli in movimento, come per esempio vi ricordate quello del Nexus, questo qui, che si potrà anche dove clicchiamo, vedete che si attivano nuove cose. Ah, va benissimo. Fumo magico, che sembra una cosa un po' da tossici, però va bene, stupendo. Poi non ci basta, abbiamo anche acqua. Molto molto carino. Non vedevo l'ora di provare la fotocamera, eh. Ok, apriamola. Una penna nera e verde sul bianco. Vediamo. Metta fuoco in mezzo secondo. Andiamo anche a vedere le varie impostazioni della fotocamera. Sono davvero tante. Abbiamo l'esposizione, l'effetto colore, quindi potremmo dare la classica o nessuno, mono, seppia, negativo. Poi abbiamo modalità scena, quindi notturna, tramonto, festa, ritratto, paesaggio, ritratto notturno, testo, spiaggia, neve, stabilizzazione, fuochi d'artificio, movimento e lume di candela. È incredibile. Io metto automatica per far prima. Bilanciamento del bianco, luce incandescente, luce diurna, neon, nuvoloso, crepuscolo, ombra. Ma ce n'è davvero tantissime. Proprietà immagine, potremmo metterla media come nitidezza e saturazione, ma se ci piace una saturazione più alta o più bassa si può fare. Antisfarfallio, automatico, non attiva, 50 Hz, 60 Hz, è fantastico! Possiamo fare ripristina predefinite, possiamo anche mettere le informazioni GPS nelle nostre foto ed ecco qua le impostazioni della fotocamera. Abbiamo lo ZSD per ridurre al minimo il lag dello scatto, oppure acquisizione voce, rivelamento volto, autoscatto, sequenza scatti, dimensione foto, quindi 14 megapixel tutta la vita. Possiamo scegliere anche la ISO, è qualcosa di incredibile. Ma non è finita qui, abbiamo anche la sezione video, quindi abbiamo l'EIS, lo stabilizzatore in pratica, poi il microfono, modalità audio, possiamo scegliere incontro normale, abbiamo poi intervallo rallentatore, effetti anche sulla videocamera, potremmo metterne lo spazio, bellissimo tramonto il tuo video, bello bello. Poi qualità video, potremmo scegliere tra bassa, media, alta o fine, facciamo sempre fine, ci mancherebbe. Abbiamo veramente un sacco di impostazioni, per esempio, proviamo di qua, abbiamo foto, oppure possiamo fare HDR, pano per il panorama, non c'è smile che quando ridiamo lui farà la foto. Devo dire che ha veramente tutto quello che ci può servire. E ricordo che 13 megapixel quella posteriore e 5 megapixel quella anteriore. Io direi di fare una prova con i giochi, perché voglio vedere come si comporta con i giochi impegnativi. Dead Trigger 2. E mentre aspettiamo che scarica il gioco, vi voglio dire che questi tre tasti hanno il feedback tattile, nel senso che appena noi toccheremo fanno una piccola vibrazione. Ve lo dico lo stesso, anche se non servirebbe, WhatsApp gira ovviamente bene. Ok, ho scaricato Dead Trigger 2. Facciamo sempre la nostra prova. Due terminalozzi, sempre il Note 3 e il ZP990. Se la giocano in pratica a pari, non vedo differenze sostanziali. Nessun impuntamento, ma per adesso proprio neanche mezzo. Rendetevi conto che è fluido da far paura, eh?
questo phablet veramente fantastico. Ora vado a utilizzare anche la pennina. Ecco la pennina che ci hanno dato, proviamo a entrare nei menu. Hop. Perfetto, funziona benissimo anche col soft touch, tipo così, proviamo soft touch, ok, benissimo. Sono rimasto piacevolmente soddisfatto sotto tutti i punti di vista. Apriamo questa custodia fatta libro. Osa. Che rumore. Abbiamo addirittura due adesivi per proteggere sia lo schermo esterno che quello interno, incredibile. Andiamo a inserirlo all'interno di questa custodiona. Anche la custodia ha la sua pellicola. Osa. Guardate che gran bella cosa quando chiudiamo con questa custodia. Rimarrà l'ora e tutte le varie cose. Venerdì 11 aprile, non so quando uscirà il video, comunque guardate, qua avremo tutto quello che ci serve per sapere. E aprendo invece, bam, veramente veramente tanta roba, non me lo aspettavo. Potremmo abbassare e alzare il volume direttamente di qua, anche con la custodia chiusa. Parliamo anche un po' di costi. Sul sito zoppomobile.it ha un costo indicativo di 289 euro, e vi posso dire che secondo me li vale tutti. Per molti magari questi terminali cinesi sembrano quasi di fascia bassa, invece non è proprio così. Ha dimostrato di essere un terminale veramente performante. Sicuramente su certe piccolezze è ovvio che magari un telefono da 700 euro abbia qualcosa in più, ma si parla veramente di piccole cose. Ma al giorno d'oggi spendere 300 euro e avere un phablet di questo genere è veramente poco. Io ci sono davvero rimasto perché ero veramente molto 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 scettico, non sapevo quello che potevano offrirci questi telefoni. Adesso, dopo le prove che ho fatto e dopo averlo paragonato anche con un Note 3, che è un phablet di fascia alta, direi tanta roba. In pratica avrete un top di gamma a 300 euro. Chi fosse interessato all'acquisto, nello shop di zoppomobile.it c'è veramente tutto, c'è la gamma completa di tutti i loro terminali e quindi c'è l'imbarazzo della scelta. E come vedrete i prezzi sono veramente competitivi. Vi invito anche a visitare la loro pagina Facebook e la loro pagina di Twitter. E con questo è davvero tutto. I test video fatti verranno messi alla fine del video e quindi vi lascio con un salutone grandissimo. Se il video vi è piaciuto, un pollice su e un commento qua sotto. E se avete qualche domanda da farmi su questo fantastico tablet, basta mandarmi un messaggio privato. Magari non mettiamoli nei commenti qua sotto perché poi diventa difficile riuscire a rispondere a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato magari nella scelta del prossimo terminale. Quindi un salutone grande a tutti e alla prossima. Ciao belli!